E poi io continuavo certamente a sposare uomini e donne transessuali, omosessuali, separati, divorziati. Io benedetto oltre 600 coppie omosessuali, questo è vero. Ho incontrato mesi fa due donne lesbiche che avevano partorito. Ebbene, ieri abbiamo combinato il battesimo di questo figlio Mattia, ma che bel nome ebraico, dono di Dio. Una settantina di loro amici, in prevalentemente giovani. È stata una celebrazione completamente diversa dal rito, ma è stato un battesimo bellissimo. Non si parla di Satana, di queste storielle, questi simboli, mitologie, linguaggi antichi, ma evidentemente nel battesimo di oggi il rituale prescrive ancora rinunci a Satana, ma scherziamo. Come le persone hanno, e io ho il dono dell'eterosessualità, altri hanno il dono dell'omosessualità. Perché le donne non possono essere nel ministero? Ma perché i preti devono essere celibi? Ma questi sono gli argomenti che la Chiesa non vuole che si tocchino. Il prete, ma perché deve poi avere una vita infelice sovente, oppure cercare delle scappatoie? Avere un amore nascosto. Preti omosessuali? Ma perché no? Se sono dei felici omosessuali, io conosco dei miei confratelli omosessuali che sono nel sacerdozio e vivono bene il loro sacerdozio. Il problema è che uno può vivere bene il rapporto sia etero che omo, non faccio nessuna distinzione. Sì, mi sono sposato molto prima che il Vaticano mi defenestrasse. Altro che viviamo insieme. Non po' avrei mai potuto avere una donna nascosta. E mi occupo molto, molto delle persone che la Chiesa ha messo ai margini, separati, divorziati, che ci sono delle donne che hanno abortito e si privano dei sacramenti, o addirittura si allontanano dalla fede. Ma poi perché l'amore è qualcosa di cui vergognarsi? Purtroppo ho quasi 84 anni e quindi i tempi sono brevi, ma ogni giorno lo utilizzo per incontrare persone e cercare di camminare in questa direzione qui.